Seguire 2087, oggi diciamo To The Moon. Allora, piccola nota, questa parte la sto registrando di nuovo perché l'avevo già registrata, però mi sono accorto che Fraps non registra questo gioco, quindi devo rifarmi tutto quanto. Ci proverò, ma non c'è tempo a perdere perché Bandcamp registra 10 minuti. Prima di iniziare, di tutto, voglio dedicare questo gameplay a una persona veramente speciale per me. Voglio dedicare questo gameplay alla mia ragazza, ciao amore, ti amo. Iniziamo questo gioco, begin. Ok, facciamo una nuova partita. Bene. Ci tocca rifare tutto a capo, raga, perché avevo fatto i primi 20 minuti di gioco. Ah, i due siti alla panchina non l'avevo visti. Ci tocca rifare sti 20 minuti di gioco perché l'ho già registrati Traps. Cazzo, spero almeno Bandicam registri. Ok, così siamo noi che arrivavamo. Scusate la tosse. Ok, questa volta ci riuscirò a fare le soluzioni. Allora, dottoressa Rosalind, cosa stavi guardando, Neil? Beh, mi scusi per il mio eroico tentativo, per la mia sbandata eroica. Conosco gli altri e vedo su fuori dal nulla. Io che nella prima citazione speravo che lo scoiattolo non fosse morto, l'avresti investito lo stesso. Oh. L'hai investito e ti sei schiantato contro un albero. Guarda, non preoccuparti, è un asso della compagnia. Mi stai vedendo in giro? Il boss ci ucciderà. Il capo ci ucciderà. Potremmo dirgli che stavamo salvando un cucciolo. Lui adora i cuccioli, giusto? È più una persona da gatti. Perché il mondo deve essere così complicato? Bene, questo non so cosa voglio dire. Bene, scriverai il rapporto dopo. Prendiamo l'equipaggiamento da questa macchina e muoviamoci. Ricevuto equipaggiamento. Gunner Sucker, let's roll. E qui diceva vecchia grande wireless avanti. Vedete sto artello e loro vivono in mezzo al nulla. E come chiede di essere lo scoiattolo, posso esaminarlo? Ah, come on. Andiamo, mi sono schiantato cercando di non prenderlo. Che cosa vuoi? Non schiantarti e non invadere e non prendere cosa? Sto chiedendo troppo. Allora, io prima ero andato di qua. Se vado di qua c'era un sasso che c'era una roccia gigante e rimbalzava, quindi provo ad andare di qua. Il cartello dice l'altra strada. Ah, devo per forza andare di qua, ok. E aspetta, non dimenticarti dell'auto. Volevo solo vedere se ti ricordavi. Così potete interagirci? No. Non mi ricordo praticamente nulla, ho giocato 2 secondi fa questo gioco e già non mi ricordo niente. Chi ha messo sto mazzo qui? Probabilmente sarà un sistema di sicurezza. Cucumbers. Non abbiamo tempo per questa roba. Prova a spingerlo dall'altra parte. Forse se troviamo un ramo, il ramo di un albero, possiamo spostarlo. Aspetta. O possiamo... Non mi ricordo. Io ho fatto spingi. Spingi. Ok, al 3. 1, 2, 3. E questo sasso rimbalzava. Io non ho nemmeno... Cos'è stato? Not a border. Questo è sicuro. Non un masso, questo è sicuro.
Avanti, dobbiamo andare avanti. Che cazzo ho detto? Avanti, dobbiamo andare avanti. Ok. Ci penseremo più tardi. Allora, controllano il mouse, ma tanto posso controllare anche questo. Scoiattoli che volano. Ora no, eravamo andati qua. Proviamo a entrare dentro la casa. Scusate se guardo costantemente il cronometro, ma, cioè, ma c'è il terrore di 10 minuti di Bandicam. Dai, non è interrompete il piatto, bambini, non voglio sentire la musica. Mamma, sono arrivati! Mi spiace se poi nell'editing si vedrà la scritta Bandicam in cima, però. Perdonatemi. Non è un brutto posto dei piatti, eh? Potrebbe essere meglio. Dai, chips. Le ami o le odi? Sai la risposta? Stupido owl. Probabilmente sarà un altro all-nighter. Non lo so. Lo so. E dubito che abbiano un po' di caffè. Sto zitto! E le onde dell'oceano canteranno l'Alabis. Smettila di blaterare, cosa faranno? Ma non si legge. Non scordate l'equipaggiamento, Moron. No, non pagherò abbastanza per questo. Qualcosa del genere. Io vado a intuito, raga. Sono andato a intuito. Act 1. Non ti ho detto niente, ma sono sempre stati qui al faro, qualcosa del genere. Nella scorsa parte non è riuscito a tradurre l'auto dopo i puntini. Dottor Watts e dottoressa Rosalind, presumo. Ok, perdonatemi un attimo, metti in pausa Bandicam. Bene, è ripartito Bandicam. Spero almeno. Grazie per essere venuti così in fretta. Va tutto bene. Cerchiamo di arrivare di... Penso sia male per esumere la morte di una persona, boh. Siete la figlia del paziente? Oh no, sono soltanto la cameriera. Almeno presumo sia cameriera, io l'ho interpretato così. E questi sono i miei figli, Sara e Tommy. Non è esattamente un lavoro... Cioè, non è esattamente... 9 a 5 lavori, boh, non so come tradurlo. Quindi Johnny li lascia vivere qui, cioè li lascia stare qui. Cioè li lascia stare, sì. Suppongo che questo Johnny sia il nostro uomo. Johnny? Ascolta, sei un bambino ad accordarlo. Non penso che... The ones you want. Boh. No. Il Jasper has to be called. Non lo so. È di sopra adesso con il nostro medico. Vieni con me. Avanti, prendi la cassa, andiamo. Con il mio di dietro un giorno si romperà? Io dissi io non mi sono scherzo. Ricevuto equipaggiamento? Molto bene, adesso andiamo di sopra prima di droppare sta roba. Andare sopra? Sì. Ok, ce ne sono andati. Facciamo a chi arriva prima al piano personale. Ma è giusto, mi hai spinta? Non l'ho fatto. Come vuoi, sono le sue due noiose note.
I bambini sono davvero bravi per la loro età. Ehi, tu mi di. Sei tu la prima a dire non c'è tempo per distrarsi. E incidentalmente io sono il primo che deve portare il peso di questo piccolo Metroid. Sì, andiamo. Ah, l'orologio. Bello. Posso esaminare la finestra? No. Che noi avevo interagito con il medico. Non può ricevere a questo punto. Ma se volessi cercare delle cose. Boh. È ancora uscente per alcune cose, boh. È difficile quanto vi arrabbiate, ma mi conviene sbrigarvi. Se interagisci con lui, cosa faceva? Nulla. Devo parlare con Lili. Pronti per setappare? Sì. Bene, ci servirà un momento. Siete sicuri che il potere dell'Household Outlet sia sufficiente? Non si preoccupi, noi siamo gli esperti. Oh merda. Procedura standard. Come se la passa? Non bene. Se potessi dirlo, penso gli resti in un giorno o due. Questo è tempo prezioso. Quindi in 2 giorni potete esaudire ogni suo desiderio? Possiamo provarci al limite. Ma abbiamo sempre avuto successo, perché siamo fantastici! Quindi, qual è il desiderio? La luna. La luna? La luna. Vuole andare sulla luna. La vecchiaia inizia a far impazzire, eh? Quindi potete farlo? Dipende. Vuole dire sì. Perché non lo dici direttamente ai nostri clienti qua? Veramente non so molto di lui. Johnny è un uomo di poche parole. Nei 2 anni che ho lavorato qui parlava veramente raramente, davvero raramente. Lavorava come fa fabbricante, cioè fabbricava cose durante la sua vita e sua moglie se n'è andata 2 anni fa. Non so altri dettagli. Ci piacerebbe vorremmo sapere altre cose, boh. Se fai tutto bene, bene. Suppongo che possiate andare in giro a cercare alcune informazioni. Suppongo che Johnny non avrebbe nulla in contrario per voi due. Così sia. Allora, chi di noi va a fare il detective? Allora, io a caso avevo scelto Watts, quindi Watts. Lo faccio io, ho già la Sherlock Holmes. Una volta ho giocato Sherlock Holmes ai liceo musicale. Mi ricordo che tu facevi Watson. Beh, stessa cosa. Dai, fammi finire sto prima di 10 minuti. Quindi, ok. Ultima introduzione, raga, ve lo prometto. Perfetto, dovrebbe essere ripartito.
prepariamo questo affare qui. Partirà in ogni modo. Qualcosa del genere. I miei figli possono mostrarti la casa. Probabilmente saranno di sotto a... sono al piano. Bene. E... allora, tasto destro. Personaggio lui. Sì. No, se... Save. Risaliamo qui tanto ormai. Quanto ho fatto? 16. Perché ormai sapeva cosa fare. Comunque sia. Dopo questo... era qui che mi ero fermato io. Comunque sia, vi ridico contestualmente ciò che ho detto. Mi sta piacendo come gioco e indipendentemente da ciò che mi direte voi, io lo manderò avanti a staffare. Cioè, non lo sto facendo per copiare il video, perché l'avevo visto tempo fa da lui, ma non l'avevo visto neanche tutto. E mi ricordo ovviamente. Cioè, questo è quanto mi ricordo del gioco. E non l'avevo nemmeno visto tutto, quindi... allora... perché anche lui aveva detto... l'avrebbe mandato avanti lo stesso. Anche io lo faccio, ma non per copiarlo, perché... questo gioco me lo voglio davvero, davvero giocare, sinceramente. Quindi, direi che potete lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale. Ci vediamo nella prossima parte di To The Moon!